Cosa? Ah, giusto. Il timer del forno. Ma siete due! Dov'è mio figlio? Locchino? Non sono Locchino. Come non sei Locchino? C'è la stessa voce di Locchino. Dov'è Locchino? Guarda dietro di te. Ah, ecco dov'è mio figlio. Ciao Locchino, ma questa è proprio una famiglia di pagliacci, eh. Allora, tu stai qui, bravo. E tu chi sei? Mi chiamo Jester e faccio sempre gli scherzetti. Senti, provi a farmi uno scherzetto a me. E io? Altro che il timer del forno. Io adesso ti ci metto dentro il forno. Andiamo ad impostare il forno. A quanti gradi? 90. Ma sei finito l'idea? C'è un buco che non vedo. Ok, stai qui, eh. No, ma che buco? Vabbè, stai qui per terra, tranquillo. Apriamo il forno e mettiamo il piccolo bambino. Ecco, fatto. Impostiamo a 90 gradi. Non piangere. Stai lì. Non piangere, stai zitto. Apriamo il frigo perché devo prendere. Hai visto lo scherzetto, eh? Chi è che ti fa lo scherzetto adesso? Te lo faccio io lo scherzetto. Jester. Qui si chiama Jester. Locchino, che in realtà è una locchina, l'abbiamo scoperto dopo, è una femmina, perché quel rossetto lì non è il rossetto da clown, ma è il rossetto da donna. Portiamo il bambino su al letto, mentre la sorellina, la sorellina non ha ancora parlato, un po' timidina. Andiamo qui e mettiamo il Locchino, anzi Locchina, nel lettuccio. Ok, le cose si fanno serie ora. Ragazzi, ora di andare a letto. E i bambini? Sei così divertente. Oh no, c'è il telefono, aspetta. Sarà mamma. Mamma! Ti ho chiamato per farti sapere che sono rimasta nel traffico. I miei vicini dovrebbero venire a casa. Oh mio Dio. Oh oh, ragazzi, stanno per arrivare i vicini. È già lì il vicino. Allora ragazzi, facciamo così. Tu non fare scherzi. Come hai fatto a uscire dal forno? Tu fai la la bambina. Non posso più gettarti per terra. Perfetto. Sì, chi c'è? Che ci sarà mai? I vicini, ciao! È tutto tranquillo qui in casa. Prego, entrate, non c'è nulla di strano. E se vedete Tigrotto non vi spaventate, non è una tigre vera. Chiudiamo la porta, perché si sa mai che qua c'è qualcuno. Perché c'è due cannoni, arriverà qualcuno di cattivo. Prendiamo qualcosa dal frigo per i nostri cari amati ospiti. Ecco qui, spero che non siano andati a curiosare piano di sopra, perché potrebbero trovare delle cose. Ah, ecco, tutti a tavola, bravi. E adesso, ah no, aspetta, questo è, no, questo è ok, questo è per Locchino. Abbiamo preso da bere per i bambini, ma dobbiamo prendere da bere per i grandi. Grandi, venite qui. Anzi, vengo io lì. Facciamo così, mettiamo, ecco qui. Così, ancora il campanello. Chi sarà? Aspetta, ma non posso guardare da qua. Che... ah, non si vede. Sarà qualcuno a fare gli scherzi? Chi è il campanello? Una torta. Ma grazie. Ma chi me l'ha lasciata la torta? Io non ho ordinato niente, però. Vabbè, non sarà mica avvelenata. Tanto io non lo mangio. Ci sono sopra le ciliegie. Io dovete sapere che non mangio frutta. Quindi, prego, provate voi se è avvelenata. Prendiamo anche una bella bottiglia di latte, perché anche i bambini devono festeggiare. Non deve festeggiare solo i grandi. Prendiamo questo e glielo diamo a Locchina. Locchina, vuoi un po' di latte? Il latte di mamma. Ma mamma è morta, mi dispiace. Cioè, nel traffico avrà fatto un incidente mortale. Ecco fatto. Mentre voi... oh, scusate, lo so, mi sta scorreggiando in faccia. E sta scorreggiando su tutta la torta. Senta qui che profumino. Ah, bene. Senta anche lei che profumino. Bravo, questa è una bella puzzetta, Locchino. Vai, fane una anche qui mentre questo mi sta bevendo, così che beve un po' di puzzetta liquida. Adesso andiamo a cambiare Locchino nel tavolo del cambiamento. In cosa cambierò? In un dinosauro? In un pirata? Oppure in un fantastico eroe del passato? Ti cambio solo il pannolino, Locchino, stai qua. Andiamo a prendere, dovrebbero essere qui. Ecco qui, adesso ti cambio il pannolone. Ecco fatto. Che è in casa adesso? Cosa mi avranno portato? Adesso, questa è una bomba, io lo so. Mi hanno portato la torta, mi hanno portato i vicini. Non c'è niente lì dietro. Ok, proviamo ad aprire. Chi sarà mai? Un altro pacco. E che pacchi? Un rompimento di scatole questo, eh. Che cosa ci sarà nel pacco? Andiamo a vedere che cosa c'è nel pacco. Se è una bomba, niente, muoio. Se non è una bomba, non muoio. Tigrotto! Che ti ha spedito qua? Dobbiamo tornare in casa. È chiusa. Tigrotto? Hai visto la sorpresa? Io sono Tigrotto e ho nascosto le chiavi di casa in un posto che non potrei mai trovare. Sì, lo so, sono nel tuo culetto, giusto? No? Va bene, cerchiamo allora. Ma se giro questi cannoni e sparo addosso a casa mia, non posso? Posso vedere i miei ospiti cosa stanno facendo? Tra l'altro con mio figlio? Cosa state facendo con... Stai cercando gli ospiti, vero? Beh, diciamo che sono del Club Tigros. Club Tigros. Wow. Ok, e Locchino?
Anche i locchi, anche tutti i bambini sono trasformati in tigrotto. Ma che sta succedendo? Come faccio a entrare in casa? Io non vedo più niente, eh. Vedo tutto nero. Facciamo il giro dall'altra parte, vedo un po' di luce. Chissà che qui magari posso entrare dalla finestra. No. Tigrotto, come faccio a entrare in casa? Ti devo prendere. Ti uso come cannone, palla del cannone. Non posso entrare dalla finestra? E se andassi fuori dal cortile? Non è neanche quello. Il cacciavite non l'avevo visto. E cosa posso... Oh, sì, possiamo aprire la porta così col cacciavitino. Tricchi, 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 tricchi. Vai, ancora un pochino a destra. E... Hai visto Tigrotto, dove sei sparito? Tigrotti? Club Tigros. Accendiamo la luce, cerchiamo i bambini. Non li troverai, bambini. Ormai sono tutti del Club Tigros. Ehi, bambini, vi ho trovato. Guardate che vi ho portato. Tigrotto! Volete orsole? Ma c'è in mano Tigrotto, non vuole staccarsi. Mi sa che devo riniziare tutto da capo. Che bello. Siamo di nuovo qui. Prenderò il cacciavite. Tigrotto è scomparso. Apriamo. E adesso dobbiamo accendere la luce. Hanno acceso anche una candela, questi maledetti. Mi ricordo che qui c'era un interruttore che non funziona. Chi che ha acceso le candele? Ma dov'è l'interruttore della luce? Tigrotti? Sapete mica dirmi dov'è l'interruttore della luce? Non lo trovo. Facciamo un po' di luce col camino? Diamo un fuoco a casa? È questo? No. E allora torniamo dai bambini. Bambini, ciao. Mi sono staccato dalle mani Tigrotto. Faceva proprio schifo, era molto appiccicoso. Ma ora vi do orsole. Orsole mio, sta in fronte a te. Ecco fatto. Cos'è? Sei tu che suoni? Ragazzi, perché mi guardate così? Ok, vado a rispondere. Rispondiamo al telefono. Chi sarà mai? Un altro corriere? D'altronde ci stanno portando un sacco di roba. Ciao, siamo i tuoi vicini. Qualcosa di magico ci è successo. Siamo imprigionati nel tuo giardino. Per favore, salvaci. Ok, almeno hanno ancora il telefono. Possono fare una story. E allora andiamo a cercare nel giardino dove siete intrappolati. Ma cosa ci fate nel gazebo? Venite fuori, prego. C'è una buonissima torta alle scorregge da mangiare. C'è un cane. Che cane è? C'è un teschio. È un teschio in testa. Sta arrivando. Oh mio Dio. Scappa dal cane. Dentro casa. Scappo. Scappo. E chiudo la porta. Il cane non potrà mai aprire la porta. Ok. Ah. Rilassati sul sofà e pensa a una soluzione. Ok, scusate Tigrotti. Il capitolo 4 sta arrivando presto. Mi sto addormentando? Che soluzione potrei trovare? C'è un cane, mi serve un osso. Oppure gli potrei dare in pasto o i bambini. Oppure Tigrotto potrebbe sbranarlo mentre io salvo loro. Cosa dovrei fare? Chi è che sta ridendo? Chi sta ridendo? Questa non è una risata dei miei bambini. Io conosco le risate dei miei bambini. E non sono queste, tranne quella di Jester. Quella di Jester non la so ancora la risata. Guardiamo attraverso la finestra e vediamo se il cane è ancora fuori. È proprio fuori. Ma c'è anche Tigrotto. C'è una nuova casa. È uscita una strega. La mamma di Locchino. È tempo finalmente del nostro incontro usuale. Come venite qua, miei piccoli bambini? Ma no, ma a me non mi... No, bambini, no, no. No, non è mamma. Cioè, sì, è mamma, ma sono io il marito di mamma. Dove mi stai portando? Guarda che si arrabbia mamma vera se poi non li trova a casa. Non riesco a credere a cosa ho appena visto. I bambini sono in pericolo e devo fare qualcosa riguardo. Prima di tutto devo fare qualcosa riguardo a questo cane. E ho un'idea. Ok, si tratta sempre di avvelenamento. Dobbiamo preparare un pasto molto velenoso. E per farlo potremmo usare le scorregge di Locchino. Quindi prendiamo prima di tutto una bistecca e poi la mettiamo qui. Ora mi serve un po' di medicine. Dobbiamo andare al piano di sopra perché su tengo le medicine nel bagno. No, nella camera da letto, perché Locchino ci arriva in quello del bagno. Quindi è meglio sempre non lasciare le medicine sotto il naso dei bambini. Vediamo se qui ci sono le medicine. No. Qui ci sono le medicine. No, qui non ci sono le medicine. No. Dove sono le medicine? Visto che Locchino le prende sempre. Dove avrò lasciato le medicine? Se non sono neanche qui. Le medicine del sonno, dove sono? Saranno qui? Sarà questa la medicina del sonno? Stung. Dice che sono qua. Ah, qui alla televisione, è vero, me l'ho dimenticato. Andiamo ad unire un po' di medicine del sonno, qualche sonnifero, al cagnolino, così che si farà una bella ninna nanna ninna. Oh. Questo cane, chi lo do? Glielo do al cane nero, questo pranzo. Oh, vai, 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 prendi, mangia. Sta mangiando? Sta mangiando? No, vuole entrare in casa. Cane, devi mangiare. Ok, aspetta, cagnolino. Ok, dobbiamo lanciarlo da qua. Se no non funziona. Vai cagnolino, mangia! Cagnolino? No. Ah, ecco, sta arrivando cagnolino. Cagnolino, bravo. Col teschetto in testa. Mangiala tutta. Addormentati, così vado a salvare i miei bambini. È morto, non si è addormentato. Ok. Andiamo a salvare i vicini
o i bambini? Chi dovrei salvare? Bambini o vicini? Non lo so. Poi c'è quel bambino, Jester. Ho paura che mi faccia qualcosa lui. Lui mi farà uno scherzo sicuro. Bambini! Siete qui, bambini? Dentro quella casina lì? Volevo entrarci, però... Ok. Casino è scomparsa. Vediamo se i miei vicini. Allora a questo punto la mia scelta è diventata bambino, vicini. Vicini. Vabbè. Ma vicini? Ma scusami, ma i vicini? Ok. Ma perché sento piangere? Vuol dire i bambini sono tornati? Ma è tutta distrutta casa. C'è una gabbia, le ragnatele. Ma cos'è diventata questa casa? Cos'è successo? Bambini, non piangete, papà è tornato a casa. Tranquilli, oh mio Dio, ci sono i teschi per terra. Chi è che ha abbellito per Halloween? Bambini, state bene, dov'è Jester? Bambini, guardate un po' chi c'è. Orsole mio! Sta fronte a te, non piango più, perché ci sei tu. State zitti! Bravi! Oh, mamma mia! Dov'è Jester? Jester! Jester, Jester, dove sei? Io non so come accendere le luci. Jester! Sei per caso in bagno, Jester? Di chi sono queste impronte nere che sono uscite dalla doccia? Non lo voglio sapere. Jester, sei per caso... Dove c'è questa mano insanguinata che rimane insanguinata? Va bene. La mano rimane qua, insanguinata. Jester, non è che per caso sei dentro? Oh no, c'ho paura. Jester, non sei dentro l'armadio, vero? Ah! Non è dentro l'armadio, meno male. E sotto il letto? No, dai, neanche sotto il letto. Sei dentro uno di questi cassetti? Ma no, ovvio. Jester, non è che per caso sei al piano di sotto? Jester, Jester! Jester boy! Dove sei? Sarai in bagno? No. Jester, Jester, sei in cucina? Jester, Jester, sei nel frigorifero? Jester, Jester! Sei fuori? Eccolo! Jester, Jester! Ah, sei stato catturato anche tu. Diamo da mangiare a Locchina. Ok. Scusami, cagnolino. Diamo da mangiare a Locchina, allora. Ah, Locchina! Sei parecchio arrabbiata, eh? Dammi subito da mangiare. Senti, se vuoi ti do da mangiare, ma non è quello che pensi te. Sono come due belle polpette. Ah! Aia! Ti sono ginocchiate nel tavolo. Aia! Ciao, Locchina! Diamo da mangiare alla piccolina Lucchina. Eccoti qui, non essere arrabbiata. Le vuoi due belle polpette e un bel ciuccio? Toh, tieni, va. Portiamoti a letto. Ah, adesso è diventata tutta buona. Così, dall'improvviso. Io sono sempre buona. A volte strizzo gli occhi perché non ci vedo bene. Ah, quindi quello sguardo super cattivissimo assassino che avevi prima era soltanto perché non ci vedevi bene. Ma va bene, dormi qui. Spegniamo le luci. Ecco fatto. Chiudo la porta e ci rilassiamo un attimo sul divano. Anche se quelli lì, non lo so, non mi dispiace tenerli lì intrappolati. Forse dovrei aspettare che rimangano lì intrappolati. Il capitolo 4 sta arrivando. Questo è il 3, se non avete mai visti i Locchini in blu precedente. Cosa sarà successo in casa? Finalmente le luci sono riaccese. Ah, questo qui era un pipistrello. Ok, non vedevo niente. Andiamo a controllare i bambini. Chissà perché piangono. Non lo so perché stanno piangendo, ma io un'idea ce l'avrei. Bambini, perché siete girati? State bene? Avete la faccia normale, giusto? Sì. Ok. Orso! Cosa è successo? Perché siete arrabbiati? Vi tratto sempre bene. Vi do sempre da mangiare. Dove state andando? Perché ci sono i tigrotti che girano in tondo? Tigrotti, tigrotti, giro giro tondo, casca al mondo, tutti giù per terra, casca terra. Trovo un modo per scappare. Ma sono dentro una barriera magica. Dentro l'armadio, no? La carta segreta, un drink, dei pannolini, due orsoli, un biberon. Come faccio? Sotto il letto? Ho paura di prendere gli oggetti perché una volta che li prendo poi dopo... ci sono tutti gli oggetti a mia disposizione qua. Ma come faccio a uscire? Con la mazza e prendo ammazzate la barriera? Mi è venuta in mente un'idea. Questo quadro, una volta non c'era un disegno, quindi aspettate un attimo, la carta segreta dovrò usarla in qualche modo. Prendiamo... Il biberon non mi serve a niente. La mazza da baseball. Distruggi l'immagine! Boom! E ora serve la carta... Sì, la carta. Mi serve la carta! 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 Cosa abbiamo sbloccato? Sei aperto? No, la stanza segreta si è aperta. Oh, c'è una stanza segreta! Cosa c'è qui dentro? Ci sono io che registro il video! Oh mio Dio!
Sentiamo la registrazione. No, non sono io. Ciao caro straniero, congratulazioni che hai trovato questa stanza segreta. Lasciami raccontare la mia storia. Il mio nome è Jack e sto registrando questo gennaio 1990. Ho registrato questo audio e nascosto in questa stanza segreta perché sapevo che nessuno avrebbe creduto a cosa avrei scoperto. Forse in futuro qualcuno l'avrebbe scoperto. Questa città è in pericolo. Ho incontrato una strega malvagia con poteri sovrannaturali. Vuole prendere il controllo di tutti i piccoli bimbi e trasformarli in bambini paurosi per la sua armata. Ha trovato una bacchetta magica con poteri magici che a volte funziona, a volte no. Non so come funziona. Io ce l'ho una bacchetta magica. Anche l'occhio ce n'è una. In questa stanza segreta c'è una bacchetta magica. Vabbè, sarà dentro i cassetti. Talmente banale. Però se è segreta, no. Allora sarà qui dentro? No. Dove sarà? Qui dentro? No. Ok, è più difficile di quanto pensassi. Bacchetta magica? Sei per caso qui dietro? No, qui dietro no. Dentro i cassetti? Troppo semplice. Neanche dentro l'armadio, vero? Troppo semplice. Dentro in nessun... Secondo me quella mazza lì ci sta dicendo una cosa. Distruggi. Dobbiamo distruggere qualcosa con la mazza, secondo me. Non posso più uscire. Posso prendere l'estintore per far cosa? Far scattare l'allarme? Aspettate. Ma come? Ma cos'è? Vabbè. Raggio laser! Godzilla! Ho sparato un raggio laser anch'io dalla bocca. Benissimo, sparare la gira. Prendiamo la bacchetta magica! E ora? No, non funziona. Ma io mi ricordo che c'era un altro capitolo con Ava de Gale. Avevo fatto. Funzionate, salva gli ospiti imprigionati. Sto arrivando. E Jester dov'è? Jester, perché non ci sei lì? Ava de Gale! Accio! Vingaglio mia vita! E salvati! Ma i bambini dove sono? Non verrò mai più qui. Ok, ciao! Urla di disperazione. Ehi, ciao bambini! Guardate un po'. Tutti i vostri musi brutti, te con la maschera, te con gli occhi tutti schifosi. Te sei sempre brutto, l'occhino. Amame che nabba! Amame che nabba anche te! Amame che nabba! E andate a letto, vai! Annanna! Amame che nanna! E adesso, finalmente, possiamo tornare a casa e riposare. Oh, chiudiamo la porta... E andiamo a giocare un po' al computer. Chi è che è stavolta? Chi sta suonando il campanello? Controllo prima fuori perché magari... sa mai. Sarà mamma? Mamma! È mamma! Oh, finalmente è tornata! Gli ospiti? I bambini? È tutto a posto! Sì! Aspettiamo quindi il capitolo 4 dall'occhino in blu. È tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!